Nei ruscelletti che di verdi colli del Casentin discendo in giuso in Arno, facendo i loro canali freddi e molli. Questo proprio a significare che già ai tempi in cui Dante, durante l'esilio, era qui in Casentino, gli affluenti rendevano verde come oggi il Casentino, e quindi un progetto del genere firmato a Romena, secondo me, è non un caso. È stata la suggestiva cornice della Fraternita di Romena a Prato Vecchio Stia ad ospitare la cerimonia di firma del contratto di fiume Casentino H2O, il primo a nascere sull'asta fluviale dell'Arno. Il fiume Arno fa da connettore di una serie di iniziative, di interessi da portare avanti per tutti coloro i quali insistono, le persone, le attività, i soggetti su questo ambito territoriale. Vuol dire, a mio avviso, che per la prima volta forse in questo nostro paese i territori sono protagonisti di se stessi. 39 gli attori del territorio che hanno sottoscritto il documento degli impegni, punto di passaggio dalla fase di studio, conoscenza e analisi del territorio alla fase attuativa. Un'unità di intenti vera. Allora, le istituzioni, a cominciare dalla nostra ovviamente, devono riconoscere questa particolarità e premiarla. Quindi come si premiano queste realtà? Si promuovono, si affiancano, si sostengono e si mettono delle risorse economiche. Dunque adesso si passa alla fase operativa con l'attuazione dei 28 progetti inseriti nel programma d'azione. L'Arno, i suoi affluenti, l'acqua in Casentino è sempre stata strategica per l'economia di questo territorio. Penso ai mulini, penso al lanificio collegato al tessuto del Casentino, oppure la cartiera in epoche più recenti. Ecco, di nuovo l'Arno vuol tornare protagonista nel muovere l'economia di questo territorio.